amici di Sport in Puglia, oggi siamo qui a San Cataldo per quella che è la Lecce Sup Race 2022, valida per il campionato italiano della FISV, la Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard. Per tutti coloro che ci seguono fin dall'inizio potranno ricordarsi tutte le edizioni passate che abbiamo raccontato sui nostri canali, sul nostro magazine. E infatti la Puglia è stata una delle prime regioni a promuovere questa disciplina e a farla diffondere tra gli atleti. E ora ascoltiamo nel prossimo servizio le storie di questa edizione. Grande. Com'è stata l'organizzazione di questa edizione? È stata complessa sicuramente, si è mossa una macchina abbastanza imponente, fatta di richieste, di permessi, organizzazioni, burocrazia anche, ma ho avuto il supporto del delegato regionale della Federazione Surfing che mi ha guidato nella organizzazione di tutto quello che andava fatto e siamo soddisfatti, lo posso dire ormai con certezza perché siamo al secondo giorno di gara, le gare si sono appena concluse ed è andato tutto in maniera egregia. Quest'anno in tutte le gare del campionato ci sarà una novità, la gara monotipo. Di che si tratta? Sì, si tratta di una nuova opportunità che la federazione dà alle scuole e club d'Italia di avvicinare allo sport non solo gli agonisti che sono già pronti a gareggiare, ma tutte le persone che si vogliono avvicinare a questo sport, che siano bambini, che siano adulti. È una grande opportunità perché dà la possibilità a chi ancora non ha una propria tavola di gareggiare con attrezzatura messa a disposizione dalla federazione. All'inizio abbiamo fatto un gioco di scia fino alla seconda boa, dopodiché nel tratto in downwind ho preso vantaggio e diciamo che da lì sono stato un po' da solo avanti e ho cercato di gestire la gara come meglio potevo. Dopodiché ogni boa vedevo che loro facevano gruppo e sicuramente hanno fatto un bel lavoro di squadra. Seguendo agli anni addietro, dove facciamo le gare qui, col 12-6, dove l'importante era non cadere in acqua ed era molto più rotambolesco, vedo proprio che ormai siamo cresciuti molto insieme, perché proprio lo stare insieme, fare gruppo, aiutarci, commentare gli allenamenti e condividere le sensazioni ci ha fatto crescere veramente tanto. All'esterno la Puglia è quasi senza dubbio il cuore del SUP italiano, è quella che muove più iscritti, muove i numeri maggiori e senza dubbio anche è l'unica regione italiana che ospita un campionato regionale.